Buonasera, ancora ci siamo. Ragazzi, ho dovuto fare due parti perché ovviamente sennò per convertire è sempre devo attendere troppo e mi sento male. Ci siamo ancora, ci siamo ancora. Siamo nello stesso posto, però mi sono spostato un po'. Ehi Simo, dove sei? Ci sei? Sì. Ah, eccola qua, fai un saluto, dai, fai un saluto Simo, sennò qua non saluto. Ragazzi. Dai, anche tu che il degrado abbandono, sei dietro di me, tanto non ti quadro, comunque sia, lo devi dire, no, dai. Il profumo di ruggine. Sempre il profumo della ruggine, ragazzi, sentite qua la Simo come è portata la mia passione, oggi ve l'ho anche cliccato su un mio video fantastico, la famosa... Il profumo di campagna. Sempre il profumo di campagna. Dicevo, la famosa Simca, giù nel burone, ho cliccato anche... Simona, che praticamente lei è innamorata di questa passione, veramente è come il fidanzato che ci sono ancora, ormai riusciremo qua a fare altro che sagra di ruggine, ragazzi, altro che sagra di ruggine. Ecco il sole che sta piombando, eccolo qua, ragazzi, guardate questo Fiat 600, ormai è andato in pensione, una delle prime serie, ragazzi, guardate, è fantastico, è fantastico. Comunque sia, i ringraziamenti si fanno sempre, grazie sempre al proprietario. Odio le ombre. Ecco, vedo la differenza tra il 1100 che era topolino, dalle frecce e i fari. Guardate, ragazzi, è fantastico. Questo è clima campagnolo, il clima che piace a me, ragazzi. Adesso andiamo anche nell'interno, nell'immezzo interno, perché non ce n'è più, che purtroppo non so, è andata a scomparire, c'è il contachilometri, ho scattato già anche le foto. Guardate, ragazzi, è fantastico, dai. Ditemi se dai, si fanno i ritrovi da oggi. Che questa è storia, ragazzi, la storia che è uscita fuori, la storia che gli appassionati come me, gli ammalati come me di queste cose vanno a trovare questi splendidi reperti in abbandono. Eccoli qua, questo stato di degrado e abbandono che ormai non è rimasto più. Ci abbiamo soltanto il punto per capire qual era il modello dell'auto, ragazzi. Guardate, sono mi sta venendo un attimo da ridere, dai, non posso ridere perché dopo vado a rovinare i video, dai, perché sì, comunque passione col cuore, ragazzi, è fantastico. Adesso ovviamente passiamo dietro l'albero, perché non è che non possiamo passare dietro l'albero, dai, c'è ancora, eccolo qua, perché le immagini bisogna farle come si deve, ragazzi. Eccole qua, guardate, ragazzi, Fiat 600, una delle prime serie, ragazzi, guardate, non sembra, dai, questi altro, qui, ragazzi, oltre che i ritrovi che li mettiamo in tasca, ritrovi, abbiamo anche ritrovi molto rari. Eccolo, sentite ancora, ragazzi, sono, questo l'ho avvistato da un con un colpo d'occhio. Sentite Simo che dice gli uccellini, sì amore, è fantastico. Dicevo, l'ho avvistato con un colpo d'occhio dalla strada. Quando sono andato a chiedere l'ordine per fare la telecronaca, i ragazzi qua, il proprietario mi ha detto, ho parlato anche con il figlio e mi ha detto, ho anche un'altra chicca da farti vedere perché sei appassionato. Ci sono gli appassionati, sì, ci sono gli appassionati, ragazzi, ci sono, e meno male che c'è già qua. Oddio, odio le ombre, ma il sole proprio che mi sta piombando qui. Dai, che cosa, ma che cosa devo fare? Solo li devo spengere, magari? No, vedete la mia immagine, eccola. Dopo vado a rovinare il quadro, ragazzi, il quadro, perché qua c'è anche la palma, eccola qua, che l'hanno stata l'allegatura, dai, per non farla gelare, comunque sia. Qualcuno mi ha detto che non sono come Marvin, ovviamente non sono come Marvin, ma la ruggine c'è, la passione c'è, ragazzi, eccolo, vi faccio il dettaglio, guardate come mangia, ovviamente la messa in pensione questo splendido gioiello, e lo dedico ancora a tutti e a tutti i miei fan del paese. Ci vediamo alla prossima e poi mi mostro, viva auto abbandonate, viva la storia, ragazzi, ce n'è volontà, ciao, alla prossima, ciao a tutti, gustatevi i rumori di sottofondo ancora una volta, ciao, alla prossima.